Ieri la sparatoria in pieno centro a Pescara tra lo sguardo sgomento e attonito dei passanti. Oggi la città si interroga se il capoluogo adriatico è ancora da considerarsi sicuro e vivibile. Noi abbiamo girato questa domanda ad alcuni cittadini ed ecco cosa ci hanno risposto. Si sente sicuro o no qui a Pescara? Abbastanza sicuro, però purtroppo i matti in giro ci sono e quindi speriamo che la cosa finisce lì, nel senso che non ci sono altre possibilità di questo tipo. Generalmente io sì, mi sono sempre sentita una città tranquilla questa. Però Quindi parla di un caso isolato? sì, mi sembra di sì. Pescara è ancora una città vivibile? Sì. Lo ha detto, ma tentennante. Tentennante. Io mi sento sicuro perché credo anche nelle nostre istituzioni. Conosco anche il sindaco, anche lui ci ha tranquillizzato. Fondamentalmente sì, penso che Pescara, tutto sommato, sia una città vivibile, con relativa sicurezza. È evidente che i problemi dei rapporti con la delinquenza sono sempre problemi complessi che le forze dell'ordine devono garantirci sempre di più. Francamente sì, lo trovo un caso isolato. Beh, suppongo sia un caso isolato, lo voglio augurare. In molti ci hanno detto vogliamo augurarci che sia un caso isolato. Beh, mi trovo pienamente d'accordo per una volta con quello che hanno detto gli altri. Come cittadina si sente sicura o no? No. Perché? Perché non lo so, vedo tanta gente in giro, strana, capito? Poi sentendo questi episodi, come ci possiamo sentire tranquilli? Lei crede che Pescara non sia più una città tranquilla? No, penso che ci sia un po' di malavita. Sì, io mi sento una cittadina sicura a Pescara. Episodi Però, che accadono, insomma, sì, sono sono episodi che magari comunque episodi, accadono ecco, da tutte le circoscritti, parti. cioè, mi auguro che non siano episodi che accadano tutti i giorni, ecco. A dire il vero, non tanto. Perché? E perché succedono ci sono questi eventi luttuosi o quasi? Lei pensa che ci sia stata un'escalation di questi episodi? Ma Pescara è stata un po' sempre una città, sa, di mare, quindi gente che va, che viene, sempre molto trafficata. Non sai con che ha a che fare, purtroppo. Oggi il mondo è così, è cambiato, non è come una volta. Ma Pescara è cambiata secondo lei dal punto di vista della criminalità? No, Pescara, secondo me no. Io vedo che Pescara per me è una città sicura. Totalmente. In che senso? E in che senso? Che prima si viveva bene, no? E adesso ogni persona è suscettibile per qualche cosa che ha fatto e che non confessa. Lei come cittadina a Pescara si sente sicura o no? Prima sì, adesso un po' meno veramente, cioè, Perché? proprio un po'. Perché quando si esce c'è tutta, un po' questo Covid, un po' il tutto e sinceramente prima era molto più tranquilla Pescara, cioè, c'è tanta paura, io sento tante persone che hanno paura di uscire. L'ha colpita particolarmente l'episodio Sì, di ieri? tantissimo, per quel ragazzo che proprio sinceramente sta sul posto del lavoro per guadagnare un soldo. Ma è preoccupato o no? No, preoccupato no, però le istituzioni dovrebbero fare qualcosa. Cioè, non lo so, adesso le risposte le devono dare loro, noi che possiamo fare?